Offside, buongiorno. Sì, sono Simone. Ciao Simone. E stasera c'è la Champions, mi raccomando, eh? Sì, sì, come sempre. Sì, grazie. Allora, il solito tavolo. Sì, il solito tavolo da solo. Non può più piacere nessuno. E oggi è una partita importante. Perfetto, Simone. Il tuo solito tavolo scaramantico come sempre. Va bene. Allora, ci vediamo alle 8:30. Perfetto, perfetto. A dopo. Ciao Simone. Ciao, grazie. Ragazzo, ciao. The Champions! Marco! Grande Simone! Ti figure? Senti, tutto a posto? Allora? Sì, il tuo solito tavolo è confermato, quindi... E mi raccomando, guarda, da solo, non voglio vedere nessuno perché sta partita è fondamentale. Non ti preoccupare, Simone. Okay. Allora, andiamo? Andiamo, andiamo. Al cinema de sé, che sta proprio qui dietro l'angolo, facevano una retrospettiva su Carl Theodor Dreyer, il tuo regista preferito. Ah sì! Davano Ordet, un vero capolavoro, mamma mia che bellezza, mamma mia, che bello. Ma che ti racconti? Ma no, niente, no, per caso e... No. Non è che sei venuto a vedere la partita? No, la partita, no. Ma stasera mi avevi detto che tu lo detesti il calcio, che sono 22 bambuccioni che non servono un pallone. Non lo sopporto io, infatti, cioè non ho il calcio dopo... Schifo. E che, guarda, qua c'è la tipo accesa e, sai, io sono un intellettuale, lo sto vedendo con un occhio sociologico, in fondo, è un fenomeno di massa, va analizzato come tale. Quindi niente, mangi qua, sì, come... che bello. Ah, che bello, guarda come sono contento, guarda che combinazione. Caro, salve, scusi, buonasera. Caro, allora a me porti una insalata e davvero solo dell'acqua. Offerta. Simone, tu hai già ordinato, vero? Sì, il tuo hamburger, Simone, sta per arrivare. Di soia? Di soia. Ah, volevo ben dire. E tu l'altra sera mi hai detto che sei un vegetariano militante. Sì. Come di soia? Marco, non mi dire che non c'è l'hamburger di soia questa sera. Io vengo apposta. Come lo preparate voi? Non lo prepara nessuno, dai. Non mi dire che non c'è l'hamburger di soia, Marco. No, è finito. Mi sono... Ah, è finito, maledizione. Accidenti. Dai, mica il problema, ti prendi anche tu una bella insalata. Insalata? Sì. Insalata anche per te. Sì, due belle insalate. Ricca, proprio. Ricca. Sì, ricca. Che bello. Che buona. Sì, grazie. Ecco a voi le vostre ricche insalate. Grazie. Grazie Marco, ricca, eh? Ricchissima. Grazie, che fortuna, guarda. Ciao, grazie Marco, grazie. Ah, che bello, roba sana. Buona. Ah, io Simone sono rimasta sconvolta nel rivedere Ordet. È un
capolavoro. Sì, sì, sì. Ogni volta le stesse emozioni, la stessa gioia, ogni volta come se fosse la prima volta. I due patriarchi che discutono dell'esistenza di Dio. Johannes che si crede Gesù Cristo. Ma che te lo dico, se tu l'avrai visto centinaia e centinaia di volte. Migliaia di volte. Senti, a proposito, no, visto che tu sei un esperto, dimmi. Ma perché? Che ne pensi tu, per esempio, del rigore espressivo? Rigore! Ma che rigore? Veramente, guarda, tutti i critici parlano del rigore. Ma quale rigore? Era fuori aria! Ma questo è un complotto, mamma mia, rigore! Simone, addirittura complotto! Certo che tu sei proprio uno estremo, sei uno controcorrente, ma non è quanto mi piace, guarda, bellissimo, bellissimo. dicevamo, poi, insomma, Ordet, voglio dire, può essere chiamato, può essere considerato la pietra miliare del cinema. È storia dell'umanità. Che bellissimo, per parlare della scena della risurrezione. Miracolo! Sto film ti sconvolge, sconvolge anche te. Mi scusi, ma può spegnere il televisore? Guardi che c'è un casino talmente grande qui dentro che non riusciamo neanche a parlare. Si può spegnere. Va bene, vedremo di spegnere il televisore. Grazie. Comunque, io vado un attimo. Ti aspetto, vai. Ma c'è la cifra. Ma Marco, non me lo dite a me, questa scassa. Che gioco, come facciamo? Mamma mia, lo voglio vedere! Simone, ti porto il tablet con Sky Go, lo metti qui a fianco e lei nemmeno ti vede. Marco, magari perché questa qua è una ragazza bellissima, cioè mi piace molto, però c'è la Champions, Marco, la Champions! Non capisco, Simone. Dai, grazie. Ecco qui, Simone, è già sintonizzato. Perfetto, oi Marco, carino, grazie, no? Mamma mia, grazie. Ah, senti che bello. Sì, è un'altra cosa adesso. Possiamo parlare. Sì, finalmente, che bello. Che cosa stavamo dicendo? Insomma, parlavamo del film, sì. In questi posti arriva sempre tanta poca gente, ma non importa, perché poi il bello è che... È buona questa insalata? Buonissima proprio. Che buona. Secondo me, Simone, oggi essere vegetariano è una scelta necessaria, un dovere morale. Sì. È una scelta politica. Sì, politica. Cioè, per me il carnivoro, chi mangia la carne, che schifo. Io lo giudico un comportamento. Che schifo il carnivoro, no? Il primitivo. Così, che schifo. Il carnivoro è il primitivo che non vuole progredire e che vuole rimanere attaccato a... Paolo, maledizione, esatto, Paolo, di tanto, Paolo. Certo che sei sensibile all'argomento. Cazzo, Paolo! Io guarda, Simone, mi rendo conto che sono estrema. Cioè, io ho una posizione estrema. Cioè, per me, i carnivori meritano proprio una... Punizione dal limite! Punizione sempre! Sì, la punizione, questa non c'è dubbio. Simone, che stasera mi togli proprio le parole di bocca. Sì. E te, siamo proprio... Sì, l'uno per l'altro, sì. Dobbiamo uscire più spesso insieme. Più spesso, sì, magari non il martedì e il mercoledì. Come vuoi. Sì, perché altri giorni ci sono sempre, Va bene. Comunque, chi è militante come noi non deve stare in silenzio, deve gridare con tutta la sua forza, necessaria, deve gridare... No!
ti confesso che io odio il cinema del sé. Theodore Dreyer, per me, Hornet è una cagata pazzesca! Sì, sì! Viva i cinema del Tony! Viva De Sica! Viva Boldi! E poi, ti confesso, sì, che io non sono vegetariano! Sì, sono carnivora! Carnivora! Mi piace la carne! Vieni qua, Marco! Mi piace la carne!